Una sala aggremita al Sicilia Hotel Spa di Giarre per il convegno organizzato nei giorni scorsi dal presidente della Proloco di Giarre, Salvo Zappalà, e dalla società di intermediazione mobiliare Copernico. Su imposte di successione difendiamo il patrimonio degli eredi, una tematica particolarmente importante e poco trattata che si è incentrata sul rendiconto della situazione economica attuale nei paesi dell'Unione Europea e sulle regole per ottimizzare le imposte di successione. A relazionare sono stati Carlo Milesi e Davide Bonanno, esperto in materia che ha analizzato in concreto i vantaggi sia in termini fiscali che di efficienza sulla suddivisione del patrimonio agli eredi. L'obiettivo di questa conferenza è quello di fornire degli elementi di educazione finanziaria affinché si possano compiere delle scelte consapevoli per quanto riguarda il passaggio generazionale. Diciamo che in Italia il passaggio generazionale è un aspetto molto trascurato, infatti quello che ci deve far riflettere è come il numero dei testamenti è inferiore al 10% del totale delle successioni. Quello che andremo a vedere in questa conferenza sarà quello di fornire tutta una serie di regole, consigli e linee guida affinché si possa costruire un passaggio generazionale ottimizzato sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della tutela degli eredi. Quindi poter andare a pianificare nel dettaglio il passaggio agli eredi e andremo anche a valutare come poter trasferire, diciamo, i beni a persone estranee all'asse ereditario, utilizzando quindi degli strumenti successori specifici che ci permettono quindi di avere la totale esenzione delle imposte di successione. Anche perché in Italia, in questo settore, nel settore delle imposte di successione, siamo un vero e proprio paradiso fiscale. Perché comunque andiamo a pagare un'imposta di successione che va dal 4 all'8%, con una franchigia di 1 milione di euro per il coniuge e per i figli, mentre ci sono altri stati come la Germania, la Francia, il Regno Unito, che hanno tassazioni che arrivano anche al 50-60%. E quindi diciamo che, visto che il rapporto debito pubblico-PIL dello Stato italiano è abbastanza negativo, quello che si prospetta in futuro è un peggioramento di queste imposte di successione.